Preso il boccone, egli subito uscì ed era notte, scrive Giovanni nel suo Vangelo, e la notte di Giuda, porta di ingresso alla notte del mondo intero. Eppure in questa voragine spaventosa entra una luce flebile, ma mai abbattuta. Perché se è vero che la notte avanza, è ancor più vero che una singola fiammella infiamma. L'amicizia di Gesù per noi continua ad accompagnarci anche nella notte delle scelte più oscure. Egli ci inonda di scintille capaci di attraversare il crepuscolo. Se malauguratamente capitasse anche a noi di credere di più al tentatore che a Gesù, se anche a noi per debolezza o per viltà o per dabbenaggine fossimo convinti a non fidarci di Cristo, per quanto grave fosse il nostro peccato e buia la nostra notte, buia e tenebrosa come la notte di Giuda, abbiamo sempre una via per tornare alla vita, quella del pentimento e delle lacrime. E troveremo lì ad aspettarci, sulla soglia di una nuova alba, Gesù, il nostro vero amico. Vi auguro una notte traboccante di consolazione.